Prima giornata della scuola di formazione del PDL sulla Rupe di Orvieto. Molti i volti noti della politica, come Bondi, Brunetta, Gasparri, Denis Verdini, La Russa, Quagliariello, Lupi e Cicchitto, che risponde alle polemiche di ieri con Riccardi. Segretario Alfano, rispetto a ieri era a tutela del governo, perché se il governo non si concentra su quello che è il suo, diciamo così, in termini atipici core business, che è l'economia, e invece devia verso temi sui quali esiste una nota e storica differenziazione, ecco che si determinano dei problemi per il governo. Quindi da parte nostra confermiamo l'appoggio al governo, e però è un appoggio fatto da un partito che mantiene la sua sovranità e non si fa dettare l'agenda del governo né da Bersani né da Casini. Perché questa mozione di sfiducia contro il ministro Riccardi? Questa è una... Allora, Riccardi dovrebbe stare attento alle cose che dice, anche perché le sue parole sono state rivelatrici di un disprezzo nei confronti di chi lo appoggia. Poi, dopodiché, questa evidentemente è una risposta che vedremo quale esito avrà, ma noi il nodo non è che mettiamo in crisi il governo o creiamo difficoltà al governo per le parole improvvide fatte da un suo ministro arrogante. In apertura anche lui, il segretario politico Alfano, che lancia il partito 2.0. La sfida. Ed è una sfida che noi stiamo tentando di affrontare con gli strumenti della modernità. Noi stiamo tentando di digitalizzare il più possibile il PDL. Abbiamo creato la Political Digital Academy. Stiamo tentando di fare un'attività formativa sul digitale, perché siamo consapevoli che i nostri elettori che incontriamo sulla rete poi li incontreremo per strada. A me capita sempre più spesso di stringere la mano nelle piazze, nei nostri convegni, laddove si lavora. Capita sempre più spesso a me di stringere la mano a persone che mi dicono buonasera o buongiorno, ci possiamo dare del tu, io sono tuo amico su Facebook. È la connessione, è l'intersezione tra il virtuale e il reale, che afferma sempre più il reale e nega sempre più il virtuale. Quando si dice che quella è la realtà virtuale, si dice una cosa sbagliata. Ed ecco perché noi dobbiamo diventare un partito 2.0. E io voglio profondere anche pezzi importanti del mio tempo e impiegare delle mie energie, e impiegare pezzi importanti del mio tempo per fare sì che noi possiamo diventare il partito più avanzato dal punto di vista della cultura digitale e della presenza sulla rete. Se non ci rendiamo conto che oltre 30 milioni di italiani sono lì, e con quei 30 milioni di italiani noi possiamo parlare attraverso quel veicolo, noi non siamo attrezzati ad una sfida elettorale futura.